We break the scene. One step deeper, you fall to me. Hot, hot, clap, we skip the beat. Count one, two, three. Don't you slap the music, fade into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. Ciao a tutti patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video, mi preparo con voi oggi, quindi chiacchieriamo insieme, a differenza dei Gatorade With Me che sono con la musica, quindi non chiacchieriamo. Spero che questa tipologia di video vi piaccia, so che molte mi avete chiesto di fare un mi preparo con voi, è già passato un mese dall'ultimo, quindi se questa tipologia di video sarà abbastanza spolliciata ve ne farò uno al mese molto volentieri. Io adesso vi lascio alla creazione di questo look e quindi niente, buona visione! Iniziamo subito questo mi preparo con voi, che sarà un mi preparo con voi con tantissimi prodotti nuovi, alcuni che mi sono arrivati tipo oggi e quindi li proviamo insieme, altri invece mi sono arrivati giorni fa. Prima di iniziare questo look inizio a idratare la mia pelle, non ho applicato ancora nessuna crema idratante, vi dirò passo passo i prodotti che uso perché ci tengo, oltre a farveli vedere, proprio anche a parlarvene per dirvi come mi trovo. Questa qua è la Glow Flakes Steam Cream Made in Japan, quindi una crema giapponese idratante per tutti i tipi di pelle. Come vedete ce n'è tantissima, inizio ad applicarla su tutto il visage. Come state? Stasera in particolare Andrea voleva uscire e quindi mi sto preparando con voi proprio per questo. Adesso applico sulle labbra Dr. Lip, che è un balsamo naturale, l'avrete sicuramente già sentito. E questo tubetto enorme lo vado ad applicare sulle mie labbra. Oh mio Dio, è una crema veramente molto molto dura da tirar fuori. Cioè non vi dico cosa ci vuole per tirarlo fuori dalla confezione, si è praticamente indurito e anche molto molto duro da stendere. Cioè lo sento già subito super idratante e mi piace che sia molto molto ricco come balsamo. Buono, cioè buono, non sa di niente, però è molto... sembra molto buono sulle labbra. Andiamo avanti. Allora, passo prima come sempre a farmi le sopracciglia e utilizzerò Brow Pot Neptune di Nabla Cosmetics. In questi giorni, devo essere sincera con voi, ho proprio tanta tanta voglia di fare tanti video che ho sempre voluto fare sul canale, ma mi manca proprio qualcuno che mi aiuti, perché ogni volta mi demoralizzo, guardo i video di quelle solite che seguo americane, dico caspita, qua c'è qualcuno che le aiuta, no? Qualcuno che le riprende, che sa come riprendere. Io invece sono la solita, sempre la solita sfigata che deve chiedere aiuto agli altri e poi magari non riescono a fare come vorrei, cioè nel senso, ovviamente non sono nella mia testa le persone, quindi non sanno come vorrei determinati video o determinate riprese, e dentro la mia testa è tutto un film magnifico che poi ovviamente quando andiamo a svolgerlo non è niente di quello che avevo poi sognato, ecco. Queste persone hanno tutti amici cameraman, queste youtuber e io non lo so, non ho amici cameraman o fotografi che possano capirmi e quindi possono aiutarmi in questa impresa, però farò come sempre fatto, alla fine tutto da me, se non farmi aiutare appunto da amici e parenti come ultimamente sto facendo. Sono molto pignola su questo fatto perché diciamo che nei video non sono mai stata pignola, ma da quando mi sono appassionata, cioè YouTube mi ha aiutato tanto ad appassionarmi a questa cosa e quindi mi sono auto fomentata, come dire. Più facevo video, più vedevo che la cosa mi piaceva, più vedevo i video degli altri, più vedevo che volevo fare anch'io cose magnifiche con la videocamera, con l'editing, con tutte queste cose stupende, e quindi questa cosa ha fatto sì che la mia asticella si alzasse sempre di più e anche la voglia di fare, ecco. Quindi mancano proprio la materia prima manca, però vabbè, ce la possiamo fare. In più ci si mettono anche le favolose videocamere, che sono questa qua 4 anni che mi accompagna. Applico adesso un nuovo nascondino di Neve Cosmetics, quello doppio. Da una parte una matita piccola, dall'altra un matitone gigante, e con la parte più piccola vado a fare il contorno di tutte le sopracciglia, perché questo è un correttore a matita che mi aiuterà a rendere le mie sopracciglia più definite. Non so se alcuni di voi lo sapevano, ho realizzato un questionario da far fare a voi, da far far away, da far completare a voi, che sarebbe un questionario su cosa vorreste vedere prossimamente sul canale, ve lo linko anche qua sotto, è una specie di rubrica che voglio lanciare ogni mese, mi piacerebbe proprio poterla mettere in atto vedendo qual è il video più votato ogni volta,
grazie alle vostre votazioni, appunto. Potete anche mettere quello che, cioè, tipo, che se non trovate il video che vorreste vedere nella lista, potete scriverlo, c'è proprio la sezione, ho messo la sezione apposita per potervi far scrivere quello che volete. Mi sono arrivati dei nuovi prodottini Urban Decay, tra cui questi Naked Skin, quelli nuovi correttivi proprio, perché prima avevano la gamma dal più chiaro al più scuro, insomma, per ogni tonalità di pelle. Questi qua invece sono quelli che vanno proprio a correggere il volto. A me è arrivato questo qua viola, per andare a illuminare il viso, a togliere il grigiore dell'incarnato, e questo qua correttivo giallo, che è un giallo verdino, ed ecco qua. Già che ci sono, lo vado a utilizzare in questi punti. Perché mi sono ammalata in questo periodo e sono tornati i brufoletti. E come sapete la mia situazione era molto migliorata. Evidentemente qualcuno ha detto: wow, ti è migliorata la pelle! E la mia pelle ha sentito e si è schifato. Si è praticamente... cioè avrà detto: ok, basta. Ti hanno messo l'attacco intorno al tubettino perché non si apriva. Wow! Questo qua color lavanda è molto bello. Adesso ragazze, siete pronte per andare in giro e spaventare i vostri ragazzi. O se non ne avete uno, per trovarne uno. Aggiorno sui telefilm che sto guardando, dai. Perché alla fine Gloria è una malata di telefilm, di telefilm. Oramai l'avete capito. E la cosa bella che ci accomuna è anche questa, perché so che in tante mi state consigliando un sacco di cose e a me fa un sacco piacere. E viva i sacchi! Sto guardando Una mamma per amica perché mi ha fatto venire voglia la Lu, che lei aveva iniziato a vederselo e niente, mi è venuta una specie di nostalgia e ho detto: ok, me lo devo guardare. Ho iniziato a guardarlo, adesso sono alla prima stagione, 11ª puntata, e mi piace tantissimo. Oddio, lo guarderei tipo per tutto il giorno, tutti i giorni. È uno di quei telefilm, in realtà, Una mamma per amica. Quando mi avete fatto nell'Ask Gloria la domanda: qual è il tuo telefilm preferito? Non so perché non ho menzionato quello e Grey's Anatomy. Perché in realtà, allora, io mi affeziono tantissimo a tante cose, quindi è brutto fare una lista e dire: ok, questo sta prima di quello. Quindi non so perché in quel momento non mi è venuto in mente, forse perché non ce l'avevo in mente, ma Una mamma per amica è forse, cioè credo veramente, non forse, credo il mio telefilm preferito davvero. Diciamo, ha sempre coinvolto sia me che mia mamma, perché l'abbiamo sempre visto insieme. Ci rivediamo anche in questo telefilm perché ci ricorda il rapporto che io e mia mamma abbiamo sempre avuto. Anche se in realtà sono più io Lorelai Cacaminghia che mia mamma è più... è più easy. Adesso vado ad utilizzare la nuovissima Naked Ultimate Basics di Urban Decay, che mi è arrivata oggi ed è stupenda. Guardate il pack quant'è. Vado ad utilizzare questi magnifici colori, questo qua che si chiama Blow, e lo vado ad applicare sotto il sopracciglio qua, sull'arcata sopraccigliare praticamente, e vado a fissare il primer che abbiamo messo, che è Eden di Urban Decay sempre. Adesso vado ad applicare un colore di transizione, Commando e Tempted. Ce la posso fare a leggerli? Questi due, praticamente. Quando vi chiedete perché Gloria guarda in giù, in a destra, a sinistra, è perché si sta riguardando nel mega schermo del computer. Quindi avete visto il retroscena? Vabbè, ma questo dai, sicuramente ormai già lo sapevate. Non so se mi state seguendo nei miei weekly, e non so se lo sapevate che ho il canale dei weekly, perché tuttora tante ragazze non sanno che ho un nuovo canale che si chiama Fairland, dove carico lì i weekly vlog. Quindi non è che ho smesso di farli, semplicemente li carico in questo nuovo canale perché tutti quanti me lo avete consigliato. Non tutti guardavano i weekly, aprivo il canale e vedevo solo weekly. Quando facevo anche comunque video normali, magari uno o due settimane come li sto facendo adesso, venivano mischiati insieme ai weekly. La maggior parte della gente, aprendo il mio canale, pensava che i miei video soliti non ci fossero più. Questa cosa in effetti l'ho notata anch'io, perché aprendo il canale ho detto: caspita, però è vero, ci sono solo weekly. Quindi ho detto: apro un nuovo canale, tengo da parte i weekly, come fanno tutti che hanno il canale di vlog. Chi mi vuole seguire nei weekly mi segue perché sa che quelli sono i weekly, e non dice: ah, che palle, stai caricando solo weekly. Sto usando i nuovi pennelli sempre di Urban Decay, quelli pro. Mi piace un sacco questa parte che è tipo laminata. Non so come si chiama questa parte. Dà un po' fastidio se la grattate con le unghie, fate tipo... Adesso vado ad applicare questo qua che mi piace tantissimo, si chiama Lethal. Che bello che è. Molto belli. Ah, tra l'altro sono tutti matte, non so se l'avete notato. Faccio un trucco praticamente semplicissimo, è quello che sto facendo ultimamente, con una deviazione, tipo un halo eyes. Oh, sembra molto nero. Peccato. Stendendolo perde un po' quella sua...
vivacità. Tra l'altro in tantissime mi chiedete, cioè in tantissime quelle che realizzano video sul loro canale, di fare un video su la mia attrezzatura, cosa c'è dietro le quinte, insomma quello che uso, e anche di come monto i miei video. Allora, nella parte tecnica e tutto quanto, mi piacerebbe molto farlo quando farò l'update, così vi parlerò sia dell'update sia di questa equipment, di questo equipment che ho utilizzato fino adesso per 4 anni. Ve li faccio sudare. Mi dispiace tantissimo di questa cosa. Mi accorgo che gli altri youtuber sparano fuori i video subito e io ci metto sempre tantissimo. Ma questo perché non mi va di fare video alla cavolo, mi va di pensarli un attimo, e forse questa è l'unica pecca di me, ecco, del mio canale. E mi dispiace tanto. Voi cosa ne pensate a riguardo? Ditemi, perché siete voi spettatori dei miei video, quindi mi va di sentire anche la vostra. La parte invece, quella un po' dettagliata su come monto i video, mi sembrerebbe inutile, perché i video che faccio li ho sempre fatti tutti a mano e ho sempre scovato e scoperto varie fasi di questo programma che utilizzo, sia Final Cut Pro X. Comunque è tutto scritto nell'info box di quello che utilizzo e quello che uso, non ci sono segreti. Però ovviamente, parlando in modo un po' più dettagliato, quando mi chiedete fai un video a parte su come fai determinati effetti, ho qualche problema nel farlo, sia perché queste cose le ho imparate col tempo. Non dico che sono gelosa delle scoperte che ho fatto, però mi pare giusto che se queste cose le ho sudate, le ho imparate in 4 anni, però mai, purtroppo c'è tanta gente che non ringrazia, tanta gente che se la mena, io non me la sono mai menata in niente, questa volta devo farlo perché è una cosa che mi distingue, mi differenzia da alcuni, e quindi mi va di tenermele per me queste cose, proprio perché è una cosa che mi sono sudata. Purtroppo quelle varie inculate, si può dire, che ho preso, la penso così. Ma non perché a chi magari, cioè ovviamente non so chi guarderà i miei video. Se si tratta di un'amica che ha bisogno di un aiuto, è capitato che ho fatto vedere come fare delle cose. Adesso passo a fare la parte centrale con questo qua di Clara Cosmetics, che si chiama Shimmer Eye Shadow numero 07. Cioè, una scrivenza pazzesca. Guardate! È bellissimo. Lo vado ad applicare al centro della mia palpebra, in questo modo. Fa molto festività questo colore. Praticamente andate a fare una riga di colore più chiaro, quindi anche qua verso l'interno, una sfumatina. Immaginate ad avere tutto il corpo di questo colore, che figata. Passo al fondotinta, utilizzo il fondotinta più primer uniformante, questo qua nella tonalità 1. Quando mi chiedete le tonalità dei fondotinta, anche qua ci tenevo a precisare che ogni tonalità che vedete, che io utilizzo, sono sempre le tonalità più chiare. Se vi va anche un video sulla mia nuova skincare, non che io faccia chissà cosa, perché sto cambiando parecchi prodotti. Non so se va bene per la pelle cambiare prodotti, tipo, non dico ogni mese, però ogni 2 mesi io cambio sempre qualcosa. Sto usando questa qua di NYX, la HD Finishing Powder, se vi interessa. E quindi dicevo, se magari c'è qualcuna di voi che sa consigliarmi se la mia skincare deve rimanere tale quale o faccio bene a cambiarla, perché ho la sensazione che a tenere sempre lo stesso prodotto la pelle si abitui. Vado semplicemente a mettere il blush, utilizzo questo qua di Collister della linea Parlami d'Amore, che è molto bello e anche un po' perlato. Lo vado a stendere con il nuovo pennello di Urban Decay, che ha un accenno veramente di guancia rosata, tipo sono molto timida, mi fate emozionare. E adesso vado ad illuminarmi di menso con questo qua di Kiko, che è la prima volta che lo provo. Tra l'altro c'è anche uno scomparto interno. No, è rotto. Lo utilizzo col dito perché secondo me gli illuminanti scrivono di più col dito che col pennello. Però non ce n'è, ragazze. Mary Luminizer, no, Mary Luminizer rimane l'unico. Ad esempio questo è troppo scuro per me. Questo illuminante non illumina, mi dispiace. No, non mi piace. Bocciato! Vi va un video sui bocciati? Quello è il primo. Sto stando attenta alla mia orribilissima antiestetica febbre. Prima di applicare il rossetto, applico il mascara, il piegaciglia, Better Than Sex e piegaciglia. Tra l'altro è pesantissimo sto mascara. Più lo scovolino, la parte dello scovolino è super pesante. Cioè tipo l'alluminio più pesante del mondo. È fatto d'alluminio? Vabbè, non lo so. Vi piace il nuovo American Horror Story? L'avete già iniziato a vedere? L'avete sicuramente già visto se siete amanti di serie TV in lingua originale? Io no, col cavolo. Cioè, già tanto se ho guardato le ultime puntate di Pretty Little Liars in lingua madre.
Qual è la vostra preferita tra tutte? Mi avvicino perché non riesco. Questa è una scatola, è uno dei tanti prodotti. Ah, oddio, che brutta cosa. Sto per morire. Mi si è addormentata una gamba. È una scatola con dentro tre prodotti Marc Jacobs che mi è arrivata tra tantissime cose dentro una scatola, un super mega pacco di Sephora. Uno è un mascara che mi sarebbe tanto piaciuto provarlo, ma purtroppo ho usato il Better Than Sex di Too Faced, stupida gloria. Una matita, una kajal nera che si può utilizzare anche come eyeliner, come vedete molto mini, fichissima, non vedo l'ora di utilizzarla, la utilizzerò adesso appena si asciuga il mascara. E poi questo che è un eyeliner, cioè tipo un mascara, qua è definito mascara, con i glitter. Avevo la videocamera piena, scusatemi, intanto ho applicato questa cosa che sarebbe un mascara con i brillantini, l'ho messa sia sopra che sotto e l'effetto è strepitoso, mi piace tantissimo perché, non so se riuscite a vederlo, brillano un sacco. Poi ho applicato anche la matita che è super scrivente, tra l'altro la cosa figa è che ha la mina estraibile da qua sotto. Sono molto contenta perché, come vedete qua, ho già aperto questo pacchetto che mi era arrivato sempre da Sephora. È una pochette magnifica di Marc Jacobs. Come vedete questa pochette al suo interno questi mini rossetti, sono 5 rossetti. Io vado a prendere questo qua che è il secondo, si chiama Slow Burn, questo qua nude rosato, ma lo stendo con nella parte inferiore per poi andarlo a picchiettare sopra col dito perché ho la febbre, non voglio rovinare il rossetto. Questo è il risultato finale, non voglio andare a mettere nient'altro. Mi avete tenuto davvero tanta tanta compagnia, io aspetto i vostri commentini per leggervi tutti, sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, come sempre le mani incrociate fino a video ci stanno, come sapete io ogni volta faccio così e mi prendo in giro. Mi auguro che questi prodotti che vi ho mostrato siano stati di aiuto per chi magari è una makeup addicted, vuole sapere le nuove uscite, come sono, eccetera eccetera, perché ce ne sono state parecchie nuove qua in questo video, quindi vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!